Mattia? Come stai? Mattia? C'è la telecamera che va e viene. Ok. Ciao. Scusate. Tieni ferma la camera da qualche parte. Fermala da qualche parte. Ok, ce l'ho, ce l'ho. Ce l'hai ferma? Ok, No, ce l'ho ferma. Ciao va bene. Ciao Mattia! Michele, come stai? Bene, tu come stai? Bene, bene, bene. Non ti vedo molto ingrassato, pensavo di vederti ciccione. Eh no, io ora non ho tanta voglia di cucinare, onestamente. Quindi mangio male, mangio male. Mangi male. Io invece sto mangiando un sacco di panzerotti, mi sono appassionato a fare i panzerotti e adesso panzerotti tutto Ah il sì, giorno. ma hai preso la ricetta da qualche parte o... Che fa il pizzaiolo che è davvero bravo e mi ha dato una ricetta che è buona per tutto. Ci faccio il pane, ci faccio i panzerotti, buona per tutto. Quindi ti stai divertendo in questi giorni, cioè ti stai dedicando alla cucina? Alla cucina, totalmente, totalmente. Cucina è una mezz'oretta di sport al giorno. Ah, quindi riesci anche a fare lo sport, quindi stai organizzando, stai passando in questo modo i giorni? Esatto. Sollevamenti, fusti di acqua e è una cicletta in casa. Ok. Va bene, va bene, almeno ti tieni in forma. Ma Sì, tu come stai passando le giornate? guarda, io in realtà sto un po' la stiamo lavoricchiando, perché ci stiamo sentendo sempre tramite call, videochiamate con il resto del gruppo di mare e stiamo lavorando per progetti futuri, per ripensare, diciamo, alla ripartenza, ecco. Perfetto, perfetto. Non vedo l'ora di ripartire. Eh sì. Mi manca mare, mi manca voci di periferia, mi manca tutto. Ma tu come la stai vivendo con il resto dei ragazzi del gruppo di Voci di Periferia? Qual è l'umore? L'umore è che, beh, i ragazzi sono usciti, un bel po' di ragazzi sono usciti con dei video freestyle e Ok. quindi sono molto attivi. Hanno voglia di uscire, hanno voglia di farsi vedere, li vedo abbastanza attivi sui social. Adesso avevamo idea, gli ho scritto proprio adesso di fare un video dove salutavamo tutti a casa con una strofa, con una quartina, e l'hanno presa molto bene, molto molto bene. Ci sono anche i pappatacci che stanno facendo un video, ci hanno chiesto di registrarci mentre cantiamo le loro canzoni. No, sono attivi. Bene, bene, sono contento. Ma avete un gruppo, appunto, avete il gruppo dove vi sentite e condividete un po' queste idee o anche, ma invece umori vari, cioè nel senso, appunto, sono proattivi oppure c'è stato qualche momento in particolare in cui qualcuno, all'inizio forse, dove qualcuno si è chiesto, si è fatto qualche domanda in più? Beh, mi hanno chiesto più che altro all'inizio, anche nonostante i decreti e tutto quanto. Penso che l'abbiano accettato un po' tutti. Poi, sai, ognuno la sua magari un po' depressione da quarantena se la vive un po' per sé. Poi sui social o comunque nei gruppi si cerca di dare un sorriso. Sì. Ma tu invece hai paura, hai avuto paura in questi giorni? Allora, io ho paura di dover rimanere ancora troppo a casa. Ho vissuto abbastanza male le prime 2 settimane di quarantena. Le prime 2 settimane sono state tragiche perché non sei abituato, non hai ritmi, non hai niente. Quindi mi sono dovuto circondare di robe da fare, PlayStation, computer, è diventato sembra una stanza di un hacker. Adesso Ok, manetto un sacco col computer. Adesso la sto vivendo un po' meglio, me la prendo un po' di tempo per me, mi alleno, mangio, faccio tutte quelle cose che non avevo il tempo di fare prima. ma con chi vivi tu? In quanti siete in casa? Ok, Siamo in quattro, siamo con la mia ragazza e i suoi genitori. tutto bene, diciamo, questa convivenza forzata, come sta andando? Ma sta andando abbastanza bene. Guarda, devo dire la verità, questo coronavirus adesso non voglio dire, però ha un sacco di lati positivi, ha stretto un sacco la famiglia. Personalmente forse anche io avevo bisogno un po' di stare a casa, secondo me ci ha stretto tanto, ma penso che l'abbia fatto, cioè questa roba di tornare in famiglia, si è un po' preso, secondo me è bella questa cosa qua. Chi ha la fortuna di viverla in famiglia, può essere anche un bel periodo. Sì, infatti bisogna aver, diciamo, riscoperto questi momenti qua. Cioè, effettivamente, ripresi dalle nostre vite, magari ci troviamo
che non viviamo con gli affetti più cari perché per il lavoro Non e hai il quindi. tempo, torni a casa stressato e vuoi solo che pensi a te, invece così hai un po' più tempo per pensare a tutta la famiglia. Ma invece, togliendo una curiosità, dato che sei uno che ama il rap e le rime libere, ma in questi giorni avete partecipato, almeno tu, ai flash mob con i vicini e magari ti sei un po' divertito a cantare dal balcone? Allora, no, solo i primi giorni, devo dirti la verità. Allora, io non sono a casa purtroppo della mia ragazza e diciamo, non mi sento di poter fare troppo casino. Quando ero a casa mia avrei fatto una discoteca a cielo aperto in questo periodo, sinceramente. È bello, c'è romanticismo nell'aria quando fanno i flash mob, cioè, qua mettono Celentano, mettono delle belle canzoni, ti emoziona. Il primo giorno è stato strano, quando sono tornato il primo giorno sembrava un po' di stare nella Vita è bella di Benigni. Sono entrato in cortile, c'era un silenzio incredibile e proprio appena sono entrato è partito l'inno d'Italia. È stata una scena un po'... è stato strano. Sei emozionato? Emozionante, sì, è stato emozionante. Sono cose. Sono dei momenti di questa quarantena che sembrano veramente dei film. Sai, la fila all'esse lunga, questo inno d'Italia che viene cantato, una Sì, cosa sono bella. per delle situazioni che non eravamo abituati a vivere A e quindi vivere. di conseguenza ci sembra tutto quanto molto strano, comunque ha cambiato le nostre abitudini, quindi assolutamente. Ma hai dovuto rimandare qualcosa in particolare? Mandare voci di periferia che penso Il fosse un po'. concerto che avevate da noi a mare. Esatto. Ci manca veramente cantare sul palco, esibirci. Penso che sia la cosa che più manca a tutti. Anzi, eravamo proprio in procinto, forse ha chiuso una settimana prima dell'evento, quindi eravamo tutti belli carichi, volevamo spaccare. Beh, ma questa cosa qua spero che quando riapriremo voglio fare il botto. Voglio fare il botto perché Sì. saremo tutti carichi. Saremo tutti carichissimi perché siamo stati chiusi troppo tempo. Quando usciremo. Eh sì, perché è dura. Ma Esatto. invece, Matti, come ti immagini il futuro? Cioè, come cambieranno le relazioni tra le persone? Cioè, cambierà il nostro modo di vivere? Come te lo immagini? Allora, penso che cambierà tantissimo in realtà. Penso che abbia avuto influenze su un sacco di cose. Cioè, penso che adesso, ad esempio, questa cosa di fare la videochiamata, no? È diventata un'abitudine in un mese. Cioè, adesso la gente, cioè io personalmente videochiamo anche i miei professori delle elementari, non so più chi chiamare, no? E penso che già questa sia un po' la prima, lo smart work, no? Il lavorare da casa. Già questo è un passo avantissimo che abbiamo fatto verso lo smart work, che è una cosa secondo me importante. Poi non lo so, anche il fatto di rimanere a casa, di fare il pane a casa, ci cioè insegnerà un po' al mondo a risparmiare. Sono tanti aspetti, cambierà un sacco di robe. Questo coronavirus ha rimescolato un po' tutte le carte, secondo me. Sì, è vero, è vero. Abbiamo iniziato a fare, abbiamo ripreso in mano alcuni aspetti della nostra vita e anche soltanto alcune piccole cose, vedi, come fare il pane, oppure anche banalmente, e non neanche troppo banale, il fatto di capire effettivamente cosa ci serve, cioè l'essenziale, cioè il Esatto. valore delle cose. Guarda, io ad esempio ti faccio un esempio, il fatto di uscire a fare la spesa, cioè adesso il fatto di uscire un secondo a fare la spesa a portare giù un cane è una goduria, cioè te la godi, anche uscire fuori a fumarti una sigaretta, io per me che fumo, non voglio dare un brutto esempio, però è bellissimo, no? Quando prima magari invece lo dai per scontato, invece la libertà è una cosa che non ha prezzo. È vero, è verissimo. Ma hai fatto qualche sogno particolare? Perché? Perché mi fai questa domanda? Non lo so, magari ti è venuto in mente qualche. Boh, Non lo perché so. i sogni molte volte ci raccontano più di tante altre cose. Ma guarda, in questo periodo sogni particolarmente no, no, no. Stavo facendo un giochetto ultimamente che mi stavo annotando tutti i sogni dopo appena mi svegliavo per fare, sai, sogni lucidi. Però ultimamente non me li ricordo. Mi ricordo i personaggi dei sogni, ma non mi ricordo cosa sogno. Tu cosa stai sognando?
guarda, io in realtà sto dormendo poco e male. E forse proprio per questo non riesco a sognare, perlomeno cioè, non ricordo di sogni. Cioè, sicuramente sognerò, ma non mi ricordo. Infatti è un periodo un po' strano, perché beh, cioè, in realtà nella vita non è che io sogni chissà quanto, però comunque in quest'ultimo periodo in realtà è proprio zero. Cioè non ci sto proprio, non mi viene niente, non viene nessun Sai pensiero. che sto sognando io adesso che ci penso bene? Dimmi. I miei nuovi due migliori amici, perché ho due nuovi migliori amici, che sono la Barbara D'Urso e Alfonso Signorini. È come se convivessi con loro. Ah, bene, mi fa piacere. Dovresti spegnere un pochino la televisione, perché anche gli esperti ci dicono che dobbiamo un attimo staccarci da questi dispositivi. Lo so, però so un po' se lo guarda la Grea, un po' sua mamma, un po' anch'io ogni tanto non so più cosa guardare. Netflix abbiamo finito praticamente. E invece volevo farti una tua domanda, ma cosa ti manca di mare? Cosa mi manca di mare? Cosa mi manca di mare? Sicuramente l'atmosfera che c'è a mare, cioè quell'isola di pace che soltanto mare ha a Milano. In realtà mi manca tutto il progetto. Mare è parte integrante di Voci di Periferia, per cui mi manca tutto, è un pezzo del sogno, manca un po' tutto in questo momento. È un pezzo del sogno, Mare, in questo Cosa ti momento. piacerebbe che organizzassimo per festeggiare la fine della quarantena? Ma io non vedo l'ora, non vedo l'ora, non vedo l'ora. Una Questo. super, una Ah. super, una super festa. Sì. Adesso non so se lo posso dire e se poi lo puoi tagliare, però io quando facciamo la prossima festa a mare, uno degli obiettivi sarà avere tutti ubriachi intorno e felici, perché dobbiamo festeggiare tutti. L'ora. Provare a riabbracciarci. Esatto, proprio voglia di. Sai cosa mi manca tanto? Il rapporto umano. Rapporto umano mi manca un sacco, proprio bisogno di. Evidentemente manca anche agli altri, perché con le videochiamate è un po' quello, sostituisci quello. Proprio mi manca stare con le persone, chiacchierare, anche toccarle, cioè semplicemente, sai, un abbraccio, una pacca sulla spalla. Manca, manca. No. Sì, è una sensazione un po' diffusa, condivisa. Sì, magari alcune volte cioè, prima lo davamo pure per scontato, cioè nel senso io forse neanche ci facevo troppo caso, o alcune volte anche ero un po' restio nell'abbracciare le persone. Invece adesso mi sto rendendo conto che effettivamente è una roba che manca, e quindi senza quel contatto, cioè, ti mancano una serie di sensazioni ed emozioni importanti. Senti, ma posso farti una domanda io? Vai. Invece tu come te le immagini l'Italia, il mondo dopo quando finirà tutto? Allora, io ci sto pensando in questi giorni, perché comunque è un pensiero che mi viene spesso. In realtà, io credo che possa, cioè, tutto questo che ci sta succedendo ci possa portare cose belle. Al di là di quello che stiamo vivendo adesso. Che tra lutti, anche questi addii, delle persone che appunto sono andate via in queste giornate, è tutto molto complicato. Però secondo me, ne usciremo bene. Cioè, ne usciremo bene perché, appunto, come dicevamo, riusciremo a rivivere, a vivere determinate i rapporti, sensazioni, emozioni in maniera completamente, completamente diversa. Ma anche partendo dalle piccole cose, come dicevi tu, lo smart working piuttosto che l'essenzialità di andare a fare la spesa e comprare le cose che effettivamente delle quali tu davvero hai bisogno e non esagerare, non essere superficiale anche soltanto negli acquisti. Quindi ci sono una serie di azioni, sentimenti, emozioni che secondo me cambieranno in positivo. Ovviamente sarà molto complicato, cioè chi riuscirà più facilmente, chi meno, a superare la fase, anche quando torneremo più o meno, quando potremo tornare alla vita normale, perché comunque tutti abbiamo subito un trauma in qualche modo. Quindi, però secondo me
dopo questi grandi problemi, diciamo, la storia ci insegna che poi ci sia sempre, diciamo, una risalita, quindi cioè, andrà meglio. Però tutto bene, fondamentalmente. Sì. E invece l'ultima roba, se ti avessero detto, Mattia, se ti avessero avvisato, sì, che da domani dovrei stare chiuso in casa per 2 mesi, cosa avresti fatto? L'ultima cosa che avresti fatto, che adesso non puoi fare più. L'ultima cosa che avrei fatto che adesso non posso fare più. Bella domanda. Avrei fatto voci di periferia. Quindi una serata con tutti quanti i ragazzi del quartiere, rappare tutti quanti insieme. Già una settimana in anticipo e avrei fatto... Probabilmente l'avrei vissuta libero. Perché sapendo che saremmo stati a casa così tanto tempo, avrei voluto soltanto divertirmi. Sì, assolutamente. Vuol dire, va la bene. Verità, me l'ha suggerita la Grecia, perché a me non è venuta in mente subito, però... Salutamela, mandavo un bacio. Matti, ti ringrazio tanto e grazie. Spero di vederti presto e di riabbracciarti presto. Bene. Ci vedremo presto, mare. Spero. A presto. Un abbraccio. Matti, ciao. Un bacio. Ciao.